domanda, sapo, la parola, che numero c'ha? 18. Sì. Io desideravo porre delle domande di carattere generale che sono già state poste dalla Corte, riposte dal pubblico ministero, ma che a me personalmente non sono chiare. Il problema è questo. Le domande, le risposte? No, le risposte. Sì. Il fatto, anzi, è ai fini dell'accertamento dell'attendibilità di quanto ha dichiarato il signor Buscetta. Il signor Buscetta ha dichiarato di essere un soldato o di essere stato un soldato, di non avere mai avuto cariche particolari o comunque di rilevanza. Ha altresì dichiarato che Badalamenti, fonte precipua oltre a Salamone, rivestiva la carica di capo. Ha anche dichiarato che il Badalamenti lo considerava l'ultima spiaggia. Ebbene, io desidererei sapere dal signor Buscetta come mai il Badalamenti, come mai egli ritiene che il Badalamenti si sia confidato con lui o si sia rivolto a lui, visto che il Badalamenti era un capo posato e lui era un soldato posato. Mi scusi, perché era posato o perché era un soldato? Credo perché che entrambi erano posati, quindi nella medesima posizione di instabilità rispetto alla conoscenza delle cose di Cosa Nostra. E come mai un capo si sia rivolto come ultima spiaggia, così ha detto il Buscetta, ad un soldato? È una domanda che le è stata proposta parecchie volte. Comunque, ma non in questi termini. Oddio, insomma, gliela ripeto in questo senso. Come mai il Badalamenti si è rivolto a lei, che pure era, si qualifica soldato? Lei ha già dato delle spiegazioni. Ma io ho dato delle spiegazioni. Si ritorna, sì. Io ho dato spiegazioni anche alla domanda. Io avevo, secondo Badalamenti, perché io stesso non lo so se ce l'ho, un carisma particolare che lui riteneva, o per gli aiuti che io avrei potuto dare attraverso le persone che avevo conosciuto in carcere, un impulso a una rivincita ai corleonesi. Quindi egli si riteneva non posato? Ma chi gliel'ha comunicato a lei che io ero posato? Qualcuno della Cosa Nostra? L'ha detto lei? No, è un poco complessa questa. L'ha detto lei proprio perché ha detto che Badalamenti le ha riferito che lei era posato. Ma lei non se ha letto Badalamenti bene, le ha riferito. Lei non risponde, perché io le avevo spiegato che le... Sì. Presidente, mi scusi, io... Sì, ma lei non si rivolga direttamente... No, non mi rivolgo mai all'imputato, mi stavo rivolgendo alla Corte. Sì. Stavo dicendo questo, se Badalamenti ha comunicato al Buscetta che era posato e quindi era proprio il Badalamenti che sapeva che Buscetta non aveva carisma, secondo lui perché si è rivolto al Buscetta? No, ma il carisma può essere, insomma, io non lo so, si devono Presidente, se il carisma può essere indipendente, non, io non vorrei polemizzare. Ma Presidente, io gradirei mi rispondesse l'imputato se lei ritiene di porre la domanda, non che mi risponda la Corte. La domanda è in questi termini, io non la posso porre. Se lei non può porre la domanda, io modifico i termini della domanda. E la inviterei cortesemente a farlo, perché io ho tutto il desiderio di accertare la verità, ma non possiamo sempre rivolgere le stesse domande all'imputato, perché no, le stesse domande no, ma dobbiamo accertare il contenuto delle risposte, però io la e l'effettiva veridicità delle risposte. Mi rivolgo alla sua cortesia per ricordare esattamente i termini delle risposte dell'imputato, delle domande che ha fatto la Corte e alcuni suoi colleghi. Sì, ma io ricordo perfettamente le domande che ha fatto la Corte e le risposte che ha dato l'imputato. Bene, allora, io desidero che l'imputato precisi. È stato Badalamenti a dirgli che era stato posato o no? Questo l'ha detto tante volte. Benissimo, e che lo ripeta. Ma perché lo deve ripetere? Se lei ritiene di porre la domanda. No, io non pongo la domanda. Vostra signoria non ritiene, comunque lo ha detto. Sì. Ebbene, se Badalamenti ha detto che era posato, così come Buscetta ha detto, perché Badalamenti ha fatto tutte quelle confidenze al Buscetta e si è rivolto a lui? Che forse riteneva che il Buscetta dovesse venire in armi a Palermo?
La domanda è questa. La domanda io la posso ripetere, ma è quella che abbiamo fatto poco fa. No, è più precisa. Più precisa nel senso... Perché io chiedo che Vostra Signoria chieda al Buscetta se aveva predisposto una spedizione in armi su Palermo. Aveva predisposto chi, il Badalamenti o il Buscetta? No, il Buscetta naturalmente. Se Badalamenti si rivolge al Buscetta, evidentemente Buscetta deve averla predisposta, non il Badalamenti. Lei ha predisposto una spedizione in armi? No, no. A Palermo? E il Buscetta ha detto che Badalamenti non mentiva e non poteva mentire perché aveva il Buscetta la possibilità di verificare così come ha verificato. Desidero sapere quando ha verificato, se, come, perché, con chi e nei confronti di chi. La domanda l'abbiamo già posta, quindi allo Stato respingo. No, ma non è stato chiesto sì. Se ha verificato. Sì, sì, lui ha detto che aveva l'opportunità di verificare, no, ma non se ha verificato con chi e per chi. Avvocato Marasà, è stato chiesto all'imputato se lui su quali elementi ritenesse che il Badalamenti aveva detto la verità. E ha specificato quali sono i suoi elementi che erano di carattere induttivo, oltre a rifarsi alla qualifica di uomo d'onore del Badalamenti. Benissimo, ma io chiedo di dire con chi ha verificato, non se... Ah, con chi? Con chi ha verificato? Lei ha potuto verificare... Lui ha detto, potevo verificare. Benissimo, sì. Con chi? Quando? Perché e per chi? Cioè, con chi significa? Da quali... Da quale fonte? Con quale fonte? In virtù di quali elementi e nei confronti di quali persone? Ah, nei confronti di quale persone? Perché quali elementi l'abbiamo già chiesto ampiamente. E con quali persone? Lei ha potuto verificare l'attendibilità delle dichiarazioni di Badalamenti attraverso conversazioni che ha avuto con determinate persone? Questa è la domanda. Qual è l'argomento che io avrei dovuto verificare? Cioè l'attendibilità delle notizie. Sì, delle ma notizie. Parliamo degli argomenti. L'avvocato sì. Mi dica quale argomento ho verificato. Su quali argomenti lei intende, di quali argomenti intende parlare? Della lotta di mafia dalla morte del Bontade in poi. Ma quello, le notizie che lui ha avuto non sono tutte da unica fonte. Benissimo, ma io gradirei sapere se ha verificato. Con se chi ha verificato e che cosa ha verificato? Quello che gli ha detto il Badalamenti. Quello che gli ha detto il Badalamenti. In Brasile. Non so se gliel'ha detto in Brasile o in Italia o in Giappone, non lo so perché no, non ha... No, come in Giappone? Lei se le dichiarazioni di Buscetta le dobbiamo conoscere per intervenire. Benissimo, lui ha una fonte che è Badalamenti, ha detto che l'ha verificata. Benissimo, con chi? Quando? Sì, ma la fonte di Badalamenti, cioè relativamente alle dichiarazioni che il Badalamenti gli fece in Brasile. Benissimo. Lei l'ha verificato queste dichiarazioni del... Ma quali sono gli episodi che Badalamenti mi raccontò in Brasile? Il signor avvocato me li riporti e uno per uno io risponderò. Lei ci illustri su quali episodi e l'imputato potrà rispondere. Presidente, mi scusi, ma la domanda che io ho posto all'imputato è proprio quella. Che cosa ha verificato? Sì, non ma... devo essere io a dirgli questo è stato verificato oppure no. Non deve essere l'imputato a dirmi io ho verificato questo mi e quest'altro. Pare che ci sia un equivoco. Lui non vuole non rispondere. Se non vuole rispondere no, un'altra non cosa. È questo il punto. Lui dice ditemi di così per quali episodi io avrei dovuto avere la verifica. Mi pare che sia chiaro. Quindi lei facendo la domanda che io porrò senz'altro voglia cortesemente specificare in merito a quali episodi, a quale propalazione, indicazione da parte del Badalamenti lui poteva avere la verifica, se l'ha avuta e come. Presidente, il problema è questo. Il signor Buscetta, siccome evidentemente a distanza di tempo non può ricordare le cose in maniera perfetta, ha dichiarato di avere avuto come fonte alternativa o il Badalamenti o il Salamone. Conseguentemente io non posso sapere esattamente quali parole ha detto Badalamenti sempre e quale ha detto Salamone. Comunque, se io vado a dire tutto ciò che ha detto
Buscetta proveniente o da Salamone o da Badalamenti. Evidentemente il signor Buscetta mi dirà: ma questo non me l'ha detto Badalamenti, me l'ha detto Salamone. Sì, conseguentemente, dico, una localizzazione, io desidero sapere. Ma dato caso, Marasà, la prego di lasciarmi parlare. Sì, Presidente, ma sto parlando io, poi lei sì, lo so, ma io le sto facendo una domanda appunto per cercare di comprendere lo spirito della sua domanda. Dico, una localizzazione almeno temporale la dobbiamo porre all'imputato. Tutto quello che gli ha detto Badalamenti, quello che gli ha detto Salamone, dove? In Brasile. Quello che gli hanno detto in Brasile. Magari così lui sì, si può orientare. Sì. No, ma è questo volevo sapere. Quello che gli hanno detto, quello che ha detto Badalamenti in Brasile. Che poi concernano diversi episodi. Ma quello che mi ha detto in Brasile Badalamenti, io non avevo interesse di controllarlo se era vero o non era vero, perché io ho detto a Badalamenti che non mi interessava. Benissimo. Cioè, le loro faccende non mi interessava. Scusi, quello sarebbe stato l'invito a tornare a Palermo, a tornare e a prendere le armi per cercare, di ribaltare la situazione. E questo è un punto delle altre notizie del Badalamenti, lei vorrebbe queste conferme? No, a me basta sapere che non ha verificato nulla. E per esempio sulla composizione della commissione ha fatto una verifica, e nei confronti di chi? Con la composizione della commissione l'ha saputo. Sì. L'imputato non ha mai detto di avere verificato, ha dato una sua impostazione, per cui secondo l'imputato quello che gli ha detto Badalamenti non può che essere vero, non ha mai detto, non ha fatto un riferimento a verifiche, quindi che gli chiediamo cosa che l'imputato stesso non ha mai detto. Io non capisco perché si deve sempre ripetere le stesse domande. Ha già risposto, la risposta potrà non essere ritenuta esauriente, questo è un problema diverso. Io ringrazio il pubblico ministero per il suo intervento, però era proprio quello che volevo sentire, e cioè che Buscetta non ha verificato, punto e basta. Ma questo è una sua valutazione, ma questo l'ha detto l'imputato, ma l'hanno detto parecchie volte. Ma che io dica cose che l'imputato non ha mai detto? Ma io la invitavo a ricordarsi di quello che... Scusate, non sovrapponiamo le voci, io la invitavo a ricordare l'interrogatorio, perché questo ha detto l'imputato. E lui non aveva interesse a verificare in merito a quelle un'ultima episodi. Domanda. Ieri ad una precisa domanda dell'avvocato Fileccia, in ordine ai suoi rapporti, ai rapporti intrattenuti dal Buscetta con presunti appartenenti al terrorismo rosso o nero, non so bene, l'imputato ha risposto dicendo: interpretando i miei pensieri, il dottore Falcone ha scritto. Che cosa significa? Che cosa significa ciò che ha detto? Gradirei sapere. Scusi, in merito alla risposta che ha dato... No, mi scusi, lei deve porre la domanda non in maniera così generica. Bisogna ripetere tutta la domanda e lui potrà dare una risposta. Ma le questa spiego non è maniera... subito, Presidente. Scusa, non si può pretendere ieri da un No, ieri l'avvocato Fileccia ha posto una precisa domanda sui rapporti eventuali intrattenuti tra il Buscetta e terroristi. Il Buscetta e l'avvocato Fileccia ha anche letto le dichiarazioni che sarebbero state rese dal Buscetta. Il Buscetta ha detto: io non ho detto questo, però verisimilmente il dottore Falcone, interpretando i miei pensieri, ha scritto questo. Che cosa intendeva dire? Ma la domanda era relativa ai rapporti tra terrorismo e mafia o relativamente... Non ha, Presidente, mi scusi, non ha alcuna importanza qual era la domanda. Come non ha importanza? No, può ricordare all'imputato? È la mia domanda che credo abbia importanza. Io le spiego qual è il contenuto della mia domanda. Che cosa intendeva dire l'imputato nel momento in cui ha detto: il dottore Falcone, interpretando i miei pensieri, ha scritto... Sì, ha dato questa risposta precisa. Ma sì, ma desidero sapere, se Vostra Signoria ritiene opportuno porre la domanda, che cosa intendeva dire l'imputato, e cioè se intendeva dire che ha riletto gli interrogatori oppure che gli interrogatori sono stati resi su interpretazione. Cioè, io non l'ho capito che cosa intendeva dire, però gradirei sapere che cosa intendeva dire l'imputato quando ha detto interpretando i miei pensieri. Sì, va bene. Perché l'interrogatorio non avvocato, si interpreta. Basta, io ho capito, però interpretando i suoi pensieri relativamente a una domanda che era stata precisa dall'avvocato Fileccia. E che noi dobbiamo effettivamente riprendere la domanda e lui ci potrà illustrare la risposta. Eventualmente, io non ho nessuna difficoltà a porre la domanda nel senso di fargli chiarire,
Però dico, la domanda qual era? Era quella che concerneva il processo Moro per caso? Sì, esattamente. E allora scusi, non è che è una cosa così generica, è la sua attività in merito a un intervento concurso. L'avvocato Fileccia l'ha posto molto più specificamente questa domanda. Ma io non ho chiesto i rapporti con Moro. No, lei non ha chiesto, ma quando lui ha dato quella risposta, la risposta è stata data a quella domanda. Benissimo. E quindi io ho l'obbligo di ricordare quella domanda per avere la risposta. Certo, esatto, certo. Un chiarimento sulla risposta. Certo. Non si può sempre ritornare sulle stesse cose in maniera così ambigua. Mi scusi. No, allora, ma ambigua è stata la risposta del Buscetta. Va bene, lasciamo stare, questo non riguarda il Buscetta e poi le interpretazioni che se ne possono dare, e chiaramente gliene possiamo chiedere quante ne vogliamo, finché naturalmente siamo nei limiti del giusto. Ora io vorrei semplicemente ricordare che si trattava di una domanda relativa all'intervento auspicato, chiesto nei confronti di Curcio per il caso Moro. È vero, è questa? Sì, esattamente. Oh, lei, a proposito di una frase, disse: il giudice istruttore si vede che interpretando la mia risposta l'ha interpretato in modo diverso da quello che io avevo detto. Ma a proposito di una lettura, che io non ricordo più che cos'è questa lettura. Mi va bene. Sì. Mi va bene. Va bene. La risposta è esauriente. Sì, andiamo. Non ho altro. No, dico l'avvocato. No, l'avvocato Garbo, sì, numero 47. Avvocato Garbo. Allora, dica pure, avvocato Garbo, dica. Presidente, desidero porre una piccolissima domanda su un fatto che non è stato evidenziato. In relazione al periodo dell'imputato Buscetta, dal giugno, luglio 80 sino a gennaio 81, desideravo sapere se in quel periodo, quando era a Palermo, l'imputato ha incontrato Contorno Salvatore. Nel periodo? Nel periodo in cui l'imputato Buscetta, giugno 80, gennaio 81, ricordo a me stesso che sarebbe stato ospite del signor Nino Salvo per Natale con tutta la sua famiglia, se in quel periodo ha incontrato il Contorno. Ha incontrato il Contorno in quel periodo che ha detto l'avvocato? Periodo quale? Ho incontrato Contorno quando mi trovavo a Palermo. Sì, mi pare lei, quello era del dicembre, quando si trovava ospite. Presidente, credo di essere stato sufficientemente chiaro. No, mi scusi, lui è stato ospite, come ha precisato poco fa. Presidente, non sono stato allora chiaro. Ho detto, il fatto dell'essere stato ospite per Natale era per sollecitare il ricordo all'imputato Buscetta. Il mio periodo è stato a Palermo da giugno-luglio 1980 sino al gennaio 81. Sì. Quindi è ben precisa, spero che mi capisca. Sì, mi deve sentire. Mi pareva che lei se in quel periodo ha incontrato Contorno Salvatore. Ha incontrato in questo periodo che abbiamo sì. detto. Ha incontrato il Contorno Salvatore. In quali occasioni e dove? Ricorda dove e in quali occasioni? Con l'occasione no, ma l'ho incontrato nelle tenute agricole di Stefano Bontà. Non posso ricordare le occasioni, 5 anni sono passati, o 6, già. L'ho incontrato però. Va bene, nient'altro, grazie. C'era l'avvocato Reina che chiede la parola da parecchio tempo. Numero? Sempre la solita preghiera di dire il nome. Sì, sì. Avvocato Ivo Reina, prima domanda. Secondo il signor Buscetta, come avviene l'attribuzione alle famiglie, tra virgolette, per nascita, per residenza o per altro criterio? Sì, come si viene a fare parte di una determinata famiglia? C'è una localizzazione, diciamo, topografica oppure per nascita o per altri motivi? Come si viene assegnati alle varie famiglie? Per le persone che si avvicini, perché io sono nato in un posto diverso nella famiglia dove ero. Io non sono nato a Porta Nuova. E secondo le persone che avvicinano per prima per poter presentare.
Sì. Seconda domanda. L'imputato Buscetta ha ammesso di aver conosciuto Balducci. Desidero sapere se ricorda l'epoca. Balducci ha detto di averlo conosciuto a Roma. Se nelle condizioni di poter indicare almeno il mese. Almeno il mese, perché altrimenti chiederemo il giorno e l'ora. Il giorno e l'ora. A lei solo del mese. L'anno signor Presidente, l'anno è il 1980. Sì, se ci può dire qua anche il mese. Vabbè. Allora, il mese se lo può ricordare quando ha incontrato Balducci? No. L'ho incontrato svariate volte e quindi possiamo incominciare da luglio, agosto, settembre o ottobre. Perché lui nei mesi di luglio, di agosto, di settembre e di ottobre è stato a Roma, il signor Buscetta, o l'ha incontrato anche a Palermo? No, l'ho incontrato solo a Roma. A Roma. In quei 4 mesi ha risieduto sempre a Roma? No. Ha risposto prima che io gli facessi la domanda. Sì, va bene. Allora, sì. Se vuole precisare le sue residenze in quei mesi a Roma. Se può. Quindi non è stato sempre a Roma. A Roma, dove risiedeva a Roma, dove ha abitato a Roma in quel periodo? Non vorrei capire lo spirito. Sappiamo di una ospitalità che avrebbe avuto limitata a 7-8 giorni a Roma. Degli altri domicili non li conosco. Se li vuol dire. Quante volte se non vuol mettere... a Roma in quel periodo? Quante volte si recò a Roma? Ho abitato sempre a casa di Giuseppe Calò quando sono stato a Roma. Nei mesi di luglio, di agosto e di settembre e di ottobre. Ma no, va bene, mi sta benissimo. Sì, mi sta benissimo. In tutto questo periodo lei ha abitato a casa del Calò? No. Per le volte che mi recavo in questi mesi a Roma. Ah, in quelle volte che lei si recava. Quindi se non mi fate sentire ci sono state, ma se le avvocate non parlassero sarebbe meglio, no? Così sentiamo tutti, perché alle volte anche a me giunge l'eco imperfetta. Dunque, lei si è recato, se non ho capito male, varie volte a Roma in quel periodo. Ha avuto occasione di incontrare diverse volte il Balducci. Tutte le volte che lei è andato a Roma in quel periodo ha abitato in casa di Giuseppe Calò. Sì. Benissimo. Mentre rendeva i suoi interrogatori al giudice istruttore, veniva contemporaneamente interrogato dalla polizia o dai carabinieri, anche informalmente. Come contemporaneamente, scusi? No, oddio. Nel periodo in cui egli ha reso gli interrogatori di cui abbiamo conoscenza al giudice istruttore, è stato contemporaneamente, non nel senso che rispondeva agli uni e agli altri, contemporaneamente questo significa nello stesso tempo, cioè è stato in quel periodo interrogato anche dalla polizia, è stato interrogato anche dalla polizia quando no. Ma allora i contatti ai quali faceva riferimento ieri l'imputato a proposito delle intercettazioni telefoniche che gli furono consegnate per la lettura dalla polizia, in che contesto avvennero? Cioè in quale periodo? In quale periodo? In quale occasione? Ma ha detto anche... aveva dei contatti quindi con le forze di polizia? Poterono consegnarli... Quale queste interrogatorie, quelle intercettazioni di cui parla lei, le intercettazioni... Ieri l'imputato Buscetta ha ammesso a domanda del professor Campo che la polizia gli ha consegnato copie delle intercettazioni telefoniche che sono nel processo del San Valentino. La polizia gli ha consegnato? L'ha detto ieri, sì. Vabbè, i famosi volumi che lei ha letto in carcere, no? Quindi c'erano in quel periodo dei contatti tra l'imputato Buscetta e la polizia?
Io ho fatto riferimento a interrogatori anche informali, conversazioni, chiacchierate, scambi di informazioni. Ecco. In che periodo avvenne questa lettura? Indubbiamente dopo l'interrogatorio, quando finì il giudice Falcone. In periodo posteriore alla... all'interrogatorio del giudice Falcone. Alla fine dell'ultimo interrogatorio da parte del giudice Falcone. No, mi pare che faccia riferimento però nell'interrogatorio a queste notizie. Va bene, poi lo controlleremo, a noi sta bene intanto questa risposta. Ecco, a pagina 41 e 42 del suo interrogatorio, Buscetta fa riferimento a un incontro che sarebbe riuscito a ottenere, avvenuto a Roma, nelle ultime quattro righe, signor Presidente, sì, tra Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo, sì, sì, e Pippo Calò. Ricordo bene. Se nelle condizioni di indicare, non dico la data, ma perlomeno il mese rispetto ai quattro mesi che ha indicato, ai cinque. E l'incontro all'autogrill Pavesi. Sì, perfettamente. All'autogrill Pavesi. Perfettamente, signor Presidente. Sì, lei ha parlato di questo incontro che era stato chiesto e lei ha favorito praticamente l'incontro, secondo quello che lei ha detto, tra Pippo Calò e Stefano Bontade e Inzerillo. Non ricordo esattamente il mese, ma indubbiamente si tratterà nel mese di settembre, forse, agosto-settembre. In quel periodo l'imputato Buscetta si fece raggiungere dalla moglie e dal suocero a Roma o a Palermo, insomma in Italia. Alla moglie brasiliana? Dalla moglie che aveva in quel momento, ogni moglie va rapportata all'anno in cui... Signor Presidente, io non desidero questo sarcasmo da parte dell'avvocato. Lui parla di mia moglie, lui sì, non parla di una donna qualsiasi. Va bene, ma perché non io offendo anche lui. Presidente, ha detto la moglie brasiliana. No, forse la risposta non era stata data in questo senso. Comunque togliamo ogni... diciamo da sua moglie, dalla sua famiglia, dalla famiglia di quel periodo. Lei è stato raggiunto dalla sua famiglia in quel periodo? L'avvocato sta entrando in un seminato che non mi va, perché quando affronterò il problema con il signor Calò affronterò questi argomenti. Se dopo lui desidera farmi delle domande me li farà. Quindi lui rifiuta di rispondere alla domanda se si è fatto raggiungere in Italia dalla moglie e dal suocero. Rinvia al momento del lo rinvia al momento del coso. Va bene, ma non niente da... Sì, sì. Cerchi 98. Se ricorda le date delle sentenze del Tribunale della Corte di Appello di Salerno di condanna. Le date delle le date, sì, lui ha parlato del 1978, ma non si comprende se fa riferimento alla sentenza del Tribunale o alla sentenza della Corte d'Appello. La sentenza che l'ha condannato? C'è una sentenza di condanna in primo grado a 10 anni di reclusione per traffico di stupefacenti, in appello a 8 anni di reclusione, il famoso processo Carlo Zippo, sì, e compagni. Se ricorda le date di queste sentenze... Ma non possiamo acquisire le sentenze, scusi avvocato, che domandiamo all'imputato se ricorda le date. Sì, io sì, non sì, ricordo neanche le date di tutte le sentenze che in 35 sì, anni sì, ho fatto. No, a me interessano non tanto le sentenze quanto le date. Se la Corte ritiene di acquisire le sentenze, io ringrazio... La Corte non pone limiti all'accertamento della verità. Io credo che dovrebbe essere chiaro a coloro che guardano le cose obiettivamente. Siccome però, purtroppo non è in atti... Non posso chiedere all'imputato una data precisa... Va bene, ma se la Corte ordina mi fa una grande cortesia. Io avevo cercato perché... il certificato penale dell'imputato e non l'ho trovato. La data della sentenza di credo che sia diventata definitiva nel 1978. 78, come sì, data? Credo, cioè, se non ricordo anno, male, oppure è stato fatto l'appello, non posso ricordare. Ma io credo che doveva essere definitiva per poter acquisire il diritto alla semilibertà. Quindi è diventata definitiva, credo, in quell'epoca. Comunque è del 1978. Ma può darsi che nel 78 si sia fatto l'appello a Salerno, non certo ricordo. È difficile avere una memoria. No, siccome non c'è in atto il certificato penale dell'imputato Buscetta, perché io avevo fatto questa ricerca per avere le date dalle quali sarebbero derivate delle altre domande. Va bene,
Ma dovrebbe esserci il certificato penale. Non c'è. Certo, è difficile trovarlo magari in tutta questa congerie di documenti, ma mi pare molto difficile. In ogni caso il certificato penale si può chiedere se dovesse non esserci. Ma c'è, io penso che ci sia, insomma. Non... Hanno detto di no, così hanno risposto. Ma... A pagina 98 del suo interrogatorio, l'imputato Buscetta ha detto che Gaetano Badalamenti nel 75 o 74 venne arrestato e condotto a Lucerdone per alcuni mesi e mi confermò la sanzione espulsiva da parte di Pippo Calò. Chiesi tramite intermediari conferma al Calò stesso e ricevetti risposta di non far caso al Badalamenti che era tragediatore. Sì. Quanto tempo dopo la rivelazione del Badalamenti ricevette la risposta dal Calò? Cioè, quanto tempo... Lui ha detto di essersi rivolto... Mi compiace con lei, avvocato Reina, perché ha trovato finalmente un aspetto in questa domanda che avremmo rivolto sulle 10 volte all'imputato, un aspetto nuovo. Sì, e io cerco di fare qualche domanda. Complimento con lei. Ecco. In effetti, cioè, tra quanto tempo intercorse tra il... la notizia che lei aveva avuto dal Badalamenti, quanto tempo naturalmente intercorse, ovviamente sollecitiamo la sua memoria, non è che deve essere il giorno, l'ora, il minuto, il secondo, e poi quando lei ebbe modo, di tra quanto tempo intercorse tra quello che le disse il Badalamenti e il modo e il tempo in cui lei parlò col Calò avendone quella, ebbe tramite altri la risposta del Calò circa. Ma forse io la risposta l'avrò avuto subito nel giro di un mese, 15 giorni, 20 giorni da quando io chiesi spiegazione al Calò attraverso i canali carcerari, ma la risposta del Calò in quell'epoca non fu questa, esageratura. La risposta del esageratura è nell'80. La risposta del esageratura si risale al 1980. No, ma io ho letto l'interrogatorio di Buscetta, non è che ho letto l'interrogatorio di Calò, quindi non mi può contestare una circostanza che ha riferito l'imputato. No, lui dice che ebbe due risposte, una attraverso i canali, diciamo, carcerari, se mi consentite l'espressione, e l'altra poi diretta dal Calò. Il tragediatore si riferisce alla seconda risposta. No, signor Presidente. Così a me risulta pure. No, dice... Mi confermò la sanzione espulsiva da parte di Pippo Calò. Sì. Chiesi tramite intermediari conferma al Calò stesso e ricevetti risposta di non far caso al Badalamenti che era tragediatore. Ci riferiamo agli anni 74-75. Su questo non c'è dubbio. Che poi gliel'abbia ripetuto ancora una volta nel 79 per confortarlo è un altro discorso. A pagina 21 del suo interrogatorio il Buscetta aveva fatto una dichiarazione, aveva detto che delle cosiddette tre famiglie mafiose di Napoli il capo mandamento in seno alla commissione è il più anziano dei fratelli Nuvoletta, quindi aveva inserito nella commissione il più anziano dei Nuvoletta. Successivamente il Buscetta modifica sostanzialmente questa affermazione. Ora, che tipo di spiegazione dà di un errore che non attiene, diciamo, a una confusione su un nome o una circostanza generica, ma a una cosa assolutamente fondamentale, quale poteva essere l'ingresso in commissione addirittura di un rappresentante napoletano? Rappresentante del, lei ha parlato del rappresentante in seno alla commissione delle famiglie napoletane, la commissione cupola di Palermo, il più anziano dei fratelli Nuvoletta, e cioè dunque il capo mandamento, e cioè il rappresentante delle stesse in seno alla commissione o cupola di Palermo, è il più anziano dei fratelli Nuvoletta. Sì. Posso? Sì. Io già l'ho spiegato, però ritorno al ritroso le dico, molte persone ancora oggi non si rendono conto quando l'argomento è mafioso, il linguaggio mafioso. Non so a quell'epoca che cosa comprendeva di mafia il giudice Falcone,
il fatto era che il giudice Falcone ancora non era padrone del linguaggio mafioso e lo ha inserito come capomandamento nella commissione di Palermo. Ma più avanti, quando chiarisco, io dico che loro, il più anziano dei Nuvoletti, risponde a Michele Greco, che ne ha la sovranità di rispondere delle tre famiglie del napoletano. È Michele Greco che fa il capomandamento per le tre famiglie napoletane. Il corrispondente è Nuvoletta. In sostanza il giudice avrebbe interpretato male una risposta del Buscetta. No, no, dove è scritto? Scusa, sto leggendo dichiarazioni di Buscetta. Va bene. Ma certo, ma lei sponda a porte aperte, scusi. Lei, io desidero sapere com'è possibile, questo è il problema, che poi lui abbia dato un'altra spiegazione, è vero, che poi quella sia vera o falsa, quanto questa, non lo so. Desidero soltanto sapere com'è potuto avvenire su una circostanza decisiva che il giudice istruttore abbia errato nel lui complesso. L'ha precisato, avvocato, l'ha precisato nella risposta. Va bene, ha precisato. Non è che io lo posso costringere a una risposta veritiera. Nessuno lo può costringere. Allora, a pagina 29. Siamo d'accordo, però non sono soltanto le parti civili, eh? Facciamo andare alla domanda dell'avvocato Reina. A pagina 29. Sì. Dice, nel 1980, sì. Io ho invitato tutti a tacere, ma anche i difensori, perché alle volte questo si è verificato anche da parte dei difensori dell'imputato. Io vi pregherei tutti, se conserviamo il più religioso silenzio, avvocato Maffei, se conserviamo il più religioso silenzio, tutto si svolge ordinatamente e non si dà luogo a contrasti che non hanno motivo di esistere. Perché poi l'8 giugno non è rientrato. Ha incontrato Bontade in quel periodo? Perché lui dice, quando io ero in semilibertà, quando egli era libero e io in semilibertà. Sempre dalla... Si è incontrato... Pagina 29. Si è incontrato Bontade, che si scrive con la T, questo lo dico per chi registra, chi trascrive la registrazione, si è incontrato Bontade nel periodo in cui era in semilibertà. Sì. Quando il Buscetta era in semilibertà, ha incontrato dove? A Palermo o a Torino? A Palermo. Aveva dei permessi per venire a Palermo? Ma... nel periodo in cui era in semilibertà? No, perché non risultano, signor Presidente. Aveva dei permessi? Certamente. Aveva dei permessi. Che non risultano nel foglio... Non lo so, ho la fotocopia. Nel foglio matricolare non possono risultare. Ho la fotocopia perché. I permessi non credo che possano risultare. No, che è contravvenuto. Tu lo sai quanto è importante questa circostanza, Armando, altro che la contravvenzione. Quindi, oltre ai permessi che ebbe per Milano, ebbe anche perché ebbe dei permessi per Milano che sono regolarmente registrati nell'agosto e nel novembre, ebbe anche dei permessi per Palermo che non sono registrati. Ma questo lo dice lei? Lui dice no, che lo dice il documento che è in atti al processo, signor Presidente. Ci sono i provvedimenti del giudice di sorveglianza che lo autorizza due volte con l'obbligo. Il permesso non è nella posizione giuridica, quella è una posizione giuridica. È un fonogramma relativamente ai movimenti carcerari del Buscetta, se lei si e anche ai permessi. No, questo tanto è vero non che sono risultano, stati chiesti dalla Corte. Signor Presidente, risultano i due permessi ottenuti. No, io non la contraddico, è possibile che risultino i permessi, ma non è detto che risultino tutti i permessi. Non è detto che esauriscono. Io faccio istanza perché si accerti quante volte durante lo stato di detenzione l'imputato Buscetta Tommaso è stato autorizzato a raggiungere in semilibertà e in stato di detenzione. Quindi non confondiamo. In stato di detenzione è stato messo in condizioni dal giudice di raggiungere Palermo. Non fare il provocatore. L'imputato. Abbiamo verbalizzato questa istanza dell'avvocato Reina, sì. Sì, la ringrazio. Dei permessi
dei permessi rilasciati all'imputato Tommaso Buscetta nel periodo... In quale periodo, avvocato Reina? Il periodo in cui è stato detenuto, se lo ricorda... In stato di semilibertà. Nel periodo in cui gli è stato concesso il beneficio della semilibertà. Era il periodo in cui è stato detenuto, era il periodo perché ha avuto dei permessi, anche i due permessi di Milano li ha ottenuti quando non era ancora in regime di semilibertà, perché sono dell'agosto e del novembre del 1979. E quelli risultano già. Sì, sì, ma dato che non esaurisce, come mi ha spiegato vostra eccellenza. Ecco. Una mia opinione naturalmente, non. Siccome non era stato chiesto il contenuto della sua indagine, ecco, noi abbiamo voluto accertare i periodi in cui egli è stato in carcere. Perfetto. Desidero sapere se risulta all'imputato quali fossero le fonti del Badalamenti successivamente all'anno 1978, se lo sa. Ah, cioè da quale le fonti delle informazioni le fonti che il Badalamenti forniva a lui dopo l'anno 78. Vabbè. Lei ha un'idea di da quali fonti il Badalamenti avesse avuto le informazioni che poi le fornì dopo il 78? No, non conosce le fonti. Molto bene. L'imputato ha detto di aver chiamato dal Brasile il coimputato Calò Giuseppe a Roma con telefonate R e di aver fatto ciò più volte. La telefonata R, come la Corte sa, è la telefonata che è in addebito al ricevente. Sa indicare, dato che l'imputato ha ammesso che il Calò non aveva utenze telefoniche a casa, quali numeri chiamava? È in grado di ricordare il numero dell'utenza che ha chiamato per Calò? Intendo precisare che non chiamavo Roma e chiamavo Palermo. Ah, lo stesso. A Palermo. Sì. E poi io chiamavo un'utenza che non so il numero, ma risultava al nome di Vittorio Magliozzi. A pagina 42 l'imputato Buscetta ha dichiarato di essere rimasto a Palermo sino al mese di novembre 80, di essere andato poi in Brasile. Successivamente ha corretto questa data e ha detto che non a novembre era ritornato in Brasile, ma nel mese di gennaio. E successivamente ancora ha smentito la moglie, che aveva invece indicato il mese di agosto come quello del rientro della famiglia, compreso l'imputato Buscetta, in Brasile. Vuol dirci quali delle tre date è la data esatta e qual è la ragione per la quale ha fatto riferimento a una cena che sarebbe stata data in suo onore nel novembre del 1980 da Bontade e che non corrisponde, cena d'addio, chiamiamola così, e alla quale non avrebbe poi corrisposto la partenza che sarebbe stata effettuata due mesi dopo? Ecco, qual è stata la ragione? Sì, la data più esatta tra queste che lei ha fornito in relazione anche alla cena offerta da Bontade, sì, la data insomma, sì. La partenza si è effettuata nel mese di gennaio. Gennaio 81. Gennaio 81. E perché ha parlato di novembre? No? Perché ha parlato? Ah, di novembre. Ha parlato di novembre, la moglie ha parlato di agosto. C'è una spiegazione che lei può dare sulla confusione che lei ha fatto tra novembre... Ho fatto la confusione, che è stata un po' volontaria confusione, ma non ricordavo che avrei voluto passare le feste natalizie insieme ai miei figli che abitavano a Palermo. Dico, c'era una spiegazione sostanzialmente? C'era una spiegazione. Non volevo farmi vedere perché io avevo detto a tutti che sarei partito. E da ciò nasce la villa del signor Di Salvo. Non si vuol far vedere nei mesi di novembre e dicembre da nessuno? No, prendo a dicembre, credo, no? Sì. Al mese di dicembre. Perché dicembre? Novembre. Mica aveva detto che era partito l'ultimo mese. Aveva detto novembre. Questa è una deduzione. Nel 1951 ha dichiarato l'imputato di essere stato prima in Argentina e poi in Brasile. Se ricorda quando è rientrato in Italia? L'anno.
nel 1951 ha dichiarato, gliene può chiedere conferma, di essere stato prima in Argentina e poi in Brasile. Poco fa ha ricordato questo viaggio in Argentina. Sì, lei ha dichiarato di essere stato nel 1951 prima in Argentina e poi in Brasile. Sì. Se ricorda quando ha fatto il ritorno? No, non mi ricordo quando ho fatto il ritorno, ma avrò fatto il ritorno subito dopo, perché ricordo la data di nascita di mio figlio, 13 agosto 1950, ed è nato a Buenos Aires, mio figlio. Sarò tornato subito dopo, 6 mesi, 1 anno. Nel 50 quindi è andato? Sono andato prima del 50. Ah, no, prima del 50. Prima del 50 e quando esattamente? Può ricordare quando? Ma sta parlando di 36 anni fa. Non mi ricordo. Ma mio figlio è nato là, nel 1950. Nel 1950? 50. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Se conosce la signora Maggio Maria. Maggio Maria. Conosce la signora Maggio Maria? No. Non la conosce. Si è incontrata nel carcere di massima sicurezza di Cuneo. Con la signora Maggio Maria? Sì, sì. Ha avuto un colloquio. Ha avuto un colloquio con la signora Maggio Maria, lei, a Cuneo? No, il 20 ottobre del 1977. 20 ottobre 77? 77? 77, sì. Nel carcere di Cuneo? Ma nel carcere di Cuneo è possibile solo i familiari e nessun altro estraneo. Non capisco. E i conviventi anche. E vi è un certificato di convivenza con la Maggio Maria, ecco perché io domandavo. Questa è un'insinuazione. E ha convissuto con no, una... No. Questa è un'insinuazione. Io desiderassi che lui provasse a lei, alla corte, che quello che lui afferma è vero. Va bene, lei avrà un certificato, avvocato. Eh sì, e io da lì l'ho preso, non è che dispongo di fonti segrete. Ho trovato colloquio con Maggio Maria, convivente il 20 ottobre 77, poi trovo 10 giorni dopo il colloquio con la moglie e allora la circostanza mi ha sorpreso e ho fatto la domanda. E lì negli atti che c'ha la signoria vostra. Mi può bastare. Ecco, siamo in possesso del documento. Anzi, le restituiamo. Sì. Lei è stato interrogato in... Sì, la domanda precisamente qual è, avvocato Gallina? Signor Presidente, scusi, ma quell'atto dovrebbe essere messo a disposizione dei difensori degli imputati, i quali possono in questo momento avere interesse, sì. Sì, dico avere interesse a proporre domande. Sì, siamo d'accordo, ma l'avvocato Gallina ha sollecitato sì, la sì, cosa. Ma non sì, ma noi lo mettiamo e già gli atti. Non è un atto processuale, avvocato Reina, non è un segreto. Una... No, non ce ne sono segreti. Noi soltanto non l'avevamo qui, data la mole del processo, e allora ci siamo documentati per poter permettere all'avvocato Gallina Montana di fare le sue domande e la Corte recepirne la fondatezza, la utilità, la conducenza. Dunque, avvocato Gallina, allora ci dica quali sono le sue domande, così... Sì. Il mio numero, vero? Sì. Io desidero sapere, avere un chiarimento, in ordine innanzitutto a queste dichiarazioni se gliele ha rese, perché risulterebbe dal documento che le ha rese. Vediamo sì. Se intanto il documento è vero o falso. Dunque, lei è comunicato alla detenzione dell'estradando, leggo da questo documento, della sovrintendenza regionale del DPF di San Paolo, sì. A disposizione di questo STF, pagina 12, ho delegato ad uno dei giudici federali di San Paolo il suo interrogatorio, pagina 14. Regolarmente interrogato alla presenza del suo difensore, nominato, ha dichiarato relativamente alle accuse che e ha fatto delle dichiarazioni. Due punti, mi pare c'è anche un virgolato, quindi sono delle dichiarazioni... No. Alla presenza del suo difensore nominato ha dichiarato relativamente alle accuse che... Due punti a capo. Scusi, questa che lei legge è una relazione fatta, è una relazione, questo è il primo poi. È una relazione. Perfetto, invece noi siamo in possesso dell'interrogatorio... Nel corso di questa relazione, perfetto, originale, nel corso di questa relazione, tra virgolette, vabbè, è riportato il pensiero dell'estradando. Leggiamolo.
è un documento ufficiale. Siamo in possesso dell'interrogatorio originale. Se lo vuole in portoghese, l'abbiamo anche in portoghese, oltre alla traduzione. Beh, a me fa tanto piacere perché conosco anche la lingua. Tuttavia, Presidente, perché tutti i colleghi ne siano... Ecco, io vorrei fare intanto alcune domande. Poi domani spero che i miei amici saranno così cortesi da farne altre. La prima è questa. Se dichiarò egli che non conosceva il signor Badalamenti. Dunque, lei è stato interrogato, potere giudiziario, giustizia federale, corte federale della quarta circoscrizione, in sede di estradizione, ed è stato il 27 giugno dell'anno 1984, nella città di Brasile, nella sala di Brasilia, nella sala delle udienze della corte federale della circoscrizione, dove si trova il giudice della medesima, Yancy Garcia Vieira, eccetera, eccetera. Lei ha reso alcune dichiarazioni. Le ha rese altre... o no, innanzitutto, Presidente? Sì, come? Le ha rese o no? Ricorda di averle rese? Ricorda di essere stato interrogato in quella sede. Signor Presidente, posso? Sì. Anzitutto, questo atto non è un atto per l'estradizione. È un atto che si presentò il giudice Falcone insieme al sostituto Geraci per rogatoria. Questo non è un atto di estradizione. Se il 27 giugno 1984. No, il 27 giugno 84 si parla di relazione del consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo al Procuratore della Repubblica di Palermo, testi di legge, è sempre lo stesso questo? Questa è la prima. Sì, è molto lungo, quindi abbiamo fatto un estratto. Comunque si tratta di una relazione del ministro Oscar Correa, richiedente il governo della Repubblica Italiana, estradando Tommaso Buscetta. Non sono stato interrogato perché non ero presente. Ma forse è stato interrogato in un altro giorno. Comunque qua risulta un interrogatorio. Presidente, non ha importanza la data. Sì, io desidero sapere se egli ha reso questa dichiarazione che il ministro, che in un atto ufficiale, assume ha egli abbia reso. Sì, scusi, avvocato. Regolarmente interrogato alla presenza del suo difensore nominato, ha dichiarato relativamente all'accusa che non è vero che si sia associato con gli imputati di quel mandato di cattura numero 326/82 con un certo Kim al fine di vendere, distribuire, acquistare, cedere, trasportare, importare o illecitamente detenere stupefacenti, che non conosce nessuno di questi imputati e tantomeno il citato Kim, che non è vero che si sia associato ai citati imputati, al suddetto Kim, e che abbia venduto, distribuito, acquistato, ceduto, trasportato, importato o illecitamente detenuto stupefacenti, che non è vero che si sia associato agli stessi al fine di commettere diversi delitti. Chiarisce che dopo il 1963 non ha più risieduto a Palermo. Ma è risieduto a Palermo, eh? Non ha più risieduto a Palermo. Esatto. Che mai ha risieduto a Catania o a Roma. Che non conosce Ricciardiello Giuseppe o Zannini Mirella. Chiarisce che è stato condannato in Italia per il reato di traffico di stupefacenti. Che questo reato sarebbe stato commesso negli Stati Uniti d'America, che richiesero l'estradizione dell'interrogando all'Italia, che le autorità italiane rifiutarono la richiesta di estradizione, ma giudicarono e condannarono l'interrogando per il suddetto reato, che negli Stati Uniti l'interrogando fu imputato insieme a 24 persone, che questa accusa è la stessa che ancora oggi gli viene fatta ed è riportata nella richiesta di estradizione delle autorità americane all'autorità giudiziaria brasiliana, che negli Stati Uniti l'interrogando è attualmente accusato di importazione di eroina, di distribuzione di eroina fuori dagli Stati Uniti con l'intento dell'importazione verso quel paese e di cospirazione, che gli altri imputati insieme all'interrogando negli Stati Uniti sono già stati assolti in quel paese, che negli Stati Uniti l'interrogando non è stato giudicato. Chiarisce che per quei reati per i quali l'interrogando è accusato negli Stati Uniti, lo stesso è stato già giudicato e condannato a 8 anni in Italia e ha scontato la pena in conformità a quanto già detto prima. Che non è vero che abbia praticato i reati riferiti nella richiesta di estradizione delle autorità americane all'autorità giudiziaria brasiliana. Che non è vero che abbia promosso, costituito, organizzato qualsiasi associazione a delinquere di cui ha il mandato di cattura numero 6547/81. Che viene da Milano questo. Per che non è vero che corte abbia anche promosso, organizzato e diretto una qualsiasi associazione a delinquere di tipo mafioso, che non conosce Gerlando Alberti personalmente, chiarisce che Gerlando scontava la pena nel carcere di Palermo quando l'interrogando è passato di là, che in quell'occasione che l'interrogando conobbe
che fu in quell'occasione che l'interrogando conobbe lo stesso Alberti, ma che mai giunse ad avere con lui maggiori rapporti, che inoltre non sono vere le accuse contro l'interrogando di quel mandato di cattura numero 343/82, che non conosce le persone di quel numero 73-86 del mandato di cattura. Banalmente gli altri per l'intelligenza della Corte. E questo dice che non conosce le persone di cui ha i numeri 73, cioè, evitiamo le sovrapposizioni per favore, di quei numeri 73 a 86, veramente dice ai numeri 73 a 86, che sarebbe da 73 a 86 del mandato di cattura numero 343/82, pagine 10 e 11, che pure nega le accuse che gli vengono fatte e che risultano dal mandato di cattura numero 237/83, non avendo l'interrogando mai partecipato a qualsiasi associazione a delinquere, che non conosce le persone menzionate ai numeri da 73 a 86 nel mandato di cattura numero 237/83, pagine da 14 a 15, che nel mese di aprile del 1983 l'interrogato rimase per 15 giorni con sua moglie nell'isola di Itaparica, nei pressi della città di San Salvador, stato di Bahia, nota del traduttore, partecipando ad un torneo di tennis. Che l'interrogando è nato a Palermo ed è stato registrato con il nome di Tommaso Buscetta, che nel 1963 l'interrogando è andato negli Stati Uniti, dove ha adottato il nome falso Manuel López de Cadena, che quando è andato in Paraguay nel 1970 cominciò a usare in questo paese il nome di Tommaso Roberto Felice, che pure in Brasile entrò con questo stesso nome di Tommaso Roberto Felice, che questo è il nome risultante dalla carta d'identità dell'interrogando, dalla carta di straniero e dal passaporto, che afferma che la persona identificata come Tommaso Buscetta e di cui ha i mandati di cattura emessi dall'autorità giudiziaria italiana non è l'interrogando, che l'interrogando possedeva a Palermo una fabbrica di specchi in società con suo fratello, che questa fabbrica era molto antica e quando l'interrogando venne in Brasile nel 1980 vendette la sua parte a suo fratello, che qui in Brasile l'interrogando si recò al banco di Boston e cambiò il denaro al cambio ufficiale depositandolo nel conto di suo suocero che si chiama Romero de Almeida Guimares, che questo denaro ammontava a $500,000 con cui l'interrogando comperò anche la casa in cui abita investendo il resto. Chiarisce che in Paraguay cambiò ufficialmente il suo nome in Tommaso Roberto Felice, che solo il suo nome fu cambiato rimanendo identici i suoi dati segnaletici. Chiarisce che Felice è il suo cognome materno, che non ha mai fatto alcuna operazione plastica, che l'interrogando riconosce come sue le fotografie facenti parte del documento inviato dalla polizia italiana e che ora gli sono mostrate dal signor giudice, che riconosce pure come sue le altre quattro fotografie di quella busta di pagina 8 dei presenti atti, che la fabbrica di specchi menzionata dall'interrogando fu fondata dal nonno dell'interrogando, che poi dalle fabbrica passò al padre dell'interrogando e successivamente all'interrogando e ai suoi fratelli, che era una fabbrica avente grande produzione, essendo la più importante fabbrica di Palermo, che non desidera tornare in Italia o negli Stati Uniti per difendersi. Questo interrogatorio lei ricorda quando non l'ha reso? Non l'ho dato, nel 27 giugno 1984 non ho dato questo interrogatorio. Non ha fatto questo interrogatorio, nel 27 giugno? Ero a Brasilia e non a San Paolo, sono stato trasferito a Brasilia intorno a febbraio, sono rimasto fino alla mia stazione a Brasilia, non ero a San Paolo. Ma lei ha fornito un interrogatorio in altro ora? Ma non lo so, sì, ho fornito altri interrogatori, ma non so se si riferisce a questo, se questa è una relazione. Signor Presidente, io devo fare una richiesta. Un attimo solo, perché io non ho avuto il tempo di vedere il documento, cosa che ha fatto il collega Grasso, io stavo procedendo all'interrogatorio. Mi lasci un momento... Sì, allora questo interrogatorio che viene riportato nella procedura di estradizione è stato fatto in realtà in Brasilia il 27 giugno del 1984 e viene riportato nella relazione di estradizione. Nella relazione di estradizione. Presidente, possiamo chiedere alla Corte davanti a quale giudice venne fatta questa dichiarazione? Non risulta? Allora non è neanche quello riportato nella procedura. Io devo fare un assunto di un interrogatorio che avrebbe reso. Posso? Sì. Comunque la domanda qual era? Io già ho letto all'imputato. Presidente, le domande, una volta che c'è stata la lettura integrale, abbiamo saputo tutti le stesse cose, ha dichiarato che egli non ha reso queste dichiarazioni. A questo punto no, abbiamo...
non ha detto o non le ha rese perlomeno il 27 di giugno, non ricorda di averle rese dove, però noi abbiamo il documento. Allora a questo punto credo che sia assolutamente indispensabile che sia posta a conoscenza della difesa e della Corte, ovviamente, delle parti tutte, ecco, il complesso degli atti che regolano questo protocollo di estradizione. Se non ci dovesse essere l'interrogatorio, chiederemo espressamente alla Corte che con i propri poteri intervenga perché questo documento sia portato e tradotto in Italia. No, l'interrogatorio c'è, c'è quello della procedura. Vediamo di chi lo ha fatto, vogliamo sapere i soggetti. È una sintesi. Perché non può essere un documento falso, nasce e viene dalla Procura Generale di Palermo tramite il Ministero degli Esteri. Dunque, non è un documento inventato. La relazione che ha lei l'abbiamo trovata ed è qua agli atti, e agli atti del processo. Presidente, nessuna questione se ci fosse l'ammissione da parte dell'imputato di averla resa. Invece ci sono delle contraddizioni e noi abbiamo bisogno di sapere la verità. Sì, faccia la domanda facciamo la domanda, l'imputato può rispondere sulle contraddizioni che lei assume. No, Presidente, io desidero sapere se egli negò di avere conosciuto Buscetta. Di avere conosciuto Buscetta, penso di no. Insomma, no, il Badalamenti. È difficile conoscere se stessi, il Badalamenti. Badalamenti. Sì. E gli altri. In quell'occasione, quando lei fu interrogato in Brasilia, perché fu interrogato in Brasilia, dice l'imputato, il suo ricordo è esatto. Perché lei negò di conoscere i Badalamenti? Ma fece di più, se è questo che vuole sapere l'avvocato. Ho negato di conoscere il figlio di Badalamenti, che era arrestato insieme a me. Presidente, e allora noi abbiamo bisogno di averlo questo interrogatorio. Perché lei fece questo? Scusi un attimo, avvocato, non sarrapponiamo le voci. Perché lei fece questo? Ma fino a quell'epoca ero un mafioso. Credo poi che lei veniva interrogato, altro. Lei era interrogato a che fine? Ai fini dell'estradizione o dell'imputazione in Brasile stesso, di contrabbando di droga. Sì, infatti lei dichiarò che non voleva tornare in Italia. Esatto. In quel periodo. Vabbè, avvocato Gallina. In sostanza serviva per negare il traffico della droga? E questo è il concetto? Negava per questo? Presidente, vorremmo sapere qualche cosa. Lui una dichiarazione che comunque ha reso di fronte a un'autorità, sia essa italiana, sia essa brasiliana, è un interrogatorio giudiziale, uno dei tanti interrogatori. Abbiamo bisogno di sapere qualche cosa di più. Io chiedo espressamente al Collegio di volere acquisire tramite Procura Generale, che è competente per materie in questo settore. Ma c'è tutto, avvocato, mi scusi se la interrompo. Allora, ma se c'è la traduzione italiana, c'è la traduzione anche italiana. La traduzione italiana. Sì, c'è anche il testo portoghese, ma c'è anche la... C'è anche la traduzione. Allora, Presidente, noi agli altri se Vostra Signoria ci consente quello... il documento a disposizione. No, permette, quello, il documento che lei ci ha cortesemente consegnato, incomodato, noi l'abbiamo ritrovato. In italiano. Adesso ci consentirà allora qualche giorno di meditazione, perché collegialmente potremmo fare delle osservazioni in ordine a questa nuova fonte, a nuove dichiarazioni che sono state rese, che sono certamente contraddittorie con quelle che lei acquisite rese... agli atti del processo. Quindi valuteremo dopo. Devo chiedere, Presidente, un ultimo chiarimento ed ho finito. Per quelle mi riservo dopo la lettura e dopo la conoscenza collegiale del documento stesso. Io desidero sapere dall'imputato se egli nell'udienza del 27 ottobre del 1984, innanzi alla Corte di Assise di Palermo, convocata a Roma, se egli ricorda, egli venne interrogato dal pubblico ministero e alla prima domanda egli rispose che Marchese Pietro apparteneva alla famiglia dei Ciaculli, entrando con ciò in contraddizione con quanto risulta dalle carte del processo e nella dichiarazione che gli ha reso a foglio 10 nella dichiarazione del 21 luglio 84 qui esistente agli atti del nostro processo. Sì, lei ha dichiarato alla Corte di Assise di Palermo convocata a Roma ebbe a dire che Marchese Pietro era della famiglia di Ciaculli. Sì, ma disse che lo aveva preso in quel momento, pochi giorni prima della differenza. Da chi lo ha preso ce lo può dire? In carcere. L'ho preso al carcere, quindi non più Corso dei Mille, bensì Ciaculli. L'ho preso al carcere. Mentre era a Roma, pochi giorni prima? Mentre era a Roma, mentre in carcere a Roma. Perfetto. La ringrazio, Presidente. C'era l'avvocato Alberini. Devo dirle che quelle dichiarazioni, il pubblico ministero ha fatto la stessa domanda due sere fa. Sì. E la ragione c'è, signor Presidente, perché si spostano equilibri in ordine a determinati reati che sono stati contestati. Il che sta a significare
che il pubblico ministero aveva esigenza di introdurre questo dato processuale anche in questo processo, perché quello che io ho riferito il 27/10/84 è stato dichiarato nullo dalla Corte di Assise di Appello di Palermo. Grazie Presidente. Non devo chiedere altro. Sì, conosciamo questo, la Corte di Assise d'Appello, sì. Avvocato Alberini, numero 28. Ecco, già alla linea. Mi scuso con la Corte, data l'ora tarda, però in riferimento alle richieste che ha fatto il collega, sarebbe opportuno chiarire il significato di queste due richieste di estradizione. Perché c'è una richiesta, a quanto mi consta, non vorrei sbagliare, c'è una richiesta di estradizione fatta dall'Italia al Brasile che è stata respinta. Contemporaneamente c'è stata una richiesta del governo degli Stati Uniti al Brasile che è stata accolta. Allora sarebbe opportuno, se vogliamo acquisire tutti gli atti di questa situazione, anche per vedere la sua posizione attuale, qual è il riferimento all'Italia dagli Stati Uniti, sarebbe opportuno avere entrambi i complessi cartorali delle due estradizioni, anche in lingua inglese o brasiliana, essere... poi si potrebbero far tradurre, ma sarebbe opportuno richiederli entrambi al Brasile, sia quelli infatti nei confronti degli Stati Uniti, sia quelli in riferimento al mancato accoglimento da parte dell'Italia della sua estradizione. Quindi nel caso che non fossero già nel processo, avvocato Alberini, sì, prego. Nel caso che non fossero già gli atti processuali, lei richiede, perché potrebbe darsi che ci siano, sì, in quanto che già in questa richiesta di estradizione si fa riferimento a quella degli Stati Uniti. Sì, signore, sì. Che l'ho visto così scorrendola con gli occhi, sì, poco fa. Perché lui non è stato estradato a favore dell'Italia, ecco, questo è il punto. Ecco, no. Il Brasile ha scelto l'estradizione nei confronti degli Stati Uniti, respingendo quella italiana. Allora ci sarà una motivazione preferenziale sotto questo aspetto e quindi dal punto di vista concreto si potrà vedere perché hanno preferito l'estradizione agli Stati Uniti di dire e non l'Italia. Avvocato Alberini, mi permette di dire che è un'istanza condizionata alla non esistenza agli atti di questo documento? Sì, signore, sì. Altrimenti ovviamente prenderemo cognizione. Sì, dunque mi pare che si possa... Sì. Ormai... Altre domande ci sono? No. Rimetto alla cortesia del collega, da questi documenti che io ho fatto richiedere e di cui ero in possesso, risulta che è stata concessa l'estradizione, tant'è che l'imputato si trova qui. Comunque, che è stata concessa? La estradizione proprio dal Brasile, risulta da questi documenti. In Italia? In Italia, all'Italia. Certo, altrimenti non sarebbe qui. Va bene, Presidente, comunque sono documenti, io ho chiesto un certo momento di meditazione, di pausa in ordine a queste carte, al fine di avere una visione collegiale. Grazie. Va bene, io comunque rinviamo a domani, mi pare che già siamo ai limiti. Avvocato Campo, prego, intervenga. L'imputato lo possiamo fare riaccompagnare? Sì. Avvocato Campo. Presidente, io devo ancora una volta sottolineare la situazione particolare dell'imputato Salamone Antonio, che tra l'altro da ieri è sottoposto a un regime di sorveglianza strettissimo. È stato posto in isolamento assoluto con interruzioni continue anche della sua, diciamo, privacy, direi, e continuamente sorvegliato. Io chiedo che la Corte voglia accertare quali sono le ragioni per le quali è sottoposto a questo sistema particolarissimo e voglia intervenire perché lo stesso cessi. Devo fare presente che durante il dibattimento a me pare che l'imputato debba essere messo anche in condizioni di serenità per poter affrontare il dibattimento stesso e non mi pare che queste siano delle condizioni tali che possano non incidere sulle condizioni del Salamone. Va bene, io rivolgo una richiesta alla Corte e a lei Presidente perché voglio accertare le ragioni per le quali è sottoposto a questo particolarissimo trattamento ed eventualmente intervenire perché questo trattamento venga a essere a cessare. Lei sa che i miei poteri non arrivano a questo. Comunque, intanto verbalizziamo questa richiesta. Presidente, poi vi sarebbe anche un'altra situazione. Qualche imputato avrebbe domani dei colloqui e vorrebbe però essere, colloqui con i familiari, e vorrebbe poi essere presente nel corso dell'udienza. Ma di questo non ne possiamo parlare, poi c'è bisogno di farlo in udienza. Intanto sospendiamo l'udienza perché siamo tutti stanchi. Così, deviso, ne possiamo parlare meglio. Poi ce ne andiamo. Intanto domani mattina ricominceremo sempre alle 10:45. E stamattina, con quale programma, Presidente? Lei sa. Con quale programma? Chiedevamo se potevamo saperlo, era un'esigenza del... Non vedo che il processo offra molte alternative all'attività.
No, i confronti, se non ci sono altre domande poi si vedrà. Certo, ma prima dovremo deliberare, non sono delle, evidentemente, no? Comunque, il processo è rinviato a domani, 9 aprile. Sì. Decideremo, abbiamo tanta materia da decidere, cavare con Cisco. Dunque, se permettete, il processo è arrivato a domani, 9 aprile, vero? 9 aprile alle ore 10.45, ordinando le traduzioni e con la comparizione senza citazione di tutte le altre persone che devono comparire senza citazione.